Prima giornata di fiera qui alle 3 2014, dopo la press conference di Ubisoft ci siamo subito fiondati a provare un first person shooter in arrivo nel corso di questo autunno. Ci riferiamo ovviamente al quarto capitolo della saga Far Cry. Il titolo si è presentato nelle dinamiche di gioco molto simile al suo predecessore, tuttavia il cambiamento di ambientazione modifica strutturalmente sia l'atmosfera e interviene anche in maniera prepotente sul level design per garantirci una verticalità che, fra lanci con la swing suit e possibilità di arrampicate con il rampino, modifica radicalmente l'approccio agli scontri. Nella demo che abbiamo potuto giocare, Ubisoft ha tenuto a sottolineare anche la grande varietà di approcci che è possibile tenere in Far Cry 4. Infatti ci sono stati dati 3 diversi loadout con cui abbiamo potuto liberare un accampamento. Con il primo ci siamo avvicinati in modalità stealth per eliminare non visti le guardie dalla distanza grazie ad una balestra silenziata, mentre gli altri 2 approcci sono stati un po' più diretti. In particolare abbiamo potuto salire sulla groppa di un elefante e poi travolgere le armate avversarie grazie alla stazza del potente animale. C'è anche un piccolo elicottero ad un posto che ci permette invece di sorvolare l'area e seminare morte e distruzione grazie alla machine gun in dotazione al protagonista. Dal punto di vista grafico si segnala, nonostante ci sia un forte cambio, come dicevamo, dell'atmosfera, la genesi cross-gen della produzione. I modelli poligonali non sono eccezionali, la realizzazione della vegetazione non è proprio ai massimi livelli e tutti gli improvement di questa versione PlayStation 4 si notano soprattutto nella gestione degli effetti luminosi, dei particellari e della qualità delle texture. I ritmi di gioco sono comunque molto simili a quelli dell'avventura di Jason Brody, se quindi il free roaming FPS di Ubisoft non vi ha pienamente convinto, probabilmente non sarà questo il capitolo che vi farà cambiare idea. Grazie anche però alla presenza di una modalità cooperativa, Far Cry 4 potrebbe essere uno dei first person shooter in grado di rivaleggiare ad armi pari con i 2 grandi sparatutto in arrivo in questa stagione, che sono Battlefield Hardline e Call of Duty Advanced Warfare. Con questo vi lasciamo alle immagini della produzione Ubisoft, ricordandovi anche che su PlayStation 4 il publisher francese ha annunciato un'opzione molto particolare. Potrete infatti invitare a giocare in cooperativa un amico presente nella vostra lista del PSN che non ha ancora acquistato la copia del gioco. Quindi se siete incuriositi date un'occhiata a Far Cry 4 perché potrebbe riservare grosse sorprese